grandissimo gol! Numero! Mamma che gol! Amato del VFF, risultato di 3-0 per gli avversari. Squadra un po' poco compatta, prende molte ripartenze, diciamo poco organizzata in questo momento. Siamo quattro uomini di quelli là che dovevano giocare all'inizio, quindi è normale. Vabbè, cos'è che non è andato e cosa speri di cambiare? L'ordine, proprio l'ordine. Nel secondo tempo riusciamo ad organizzarci. In bocca al lupo. Lizzadro, autore di due gol, il secondo preso anche in diretta dalla Spike on the Sky SK. Tutto a posto, 3-0 Sampdoria, partita subito in discesa, tatticamente quasi perfetti. Proprio siamo messi bene in campo, anche se Toni ha fatto mezz'ora di ritardo. Comunque... Un miglioramento per questo secondo tempo? Un augurio? No, dobbiamo correre un po' di più perché in alcuni momenti siamo un po'. Però vabbè, sta andando bene. Grazie Lizzadro, in bocca al lupo. Tra Sampdoria e VFF terza giornata della Soccer Cup. La vittoria è stata della Sampdoria per 4-1. Ieri in campo con Lizzadro, vince dei suoi, Alessio Amato. Tu è stato il gol magico della prossima gol. Cosa hai dato in questo derby? Niente, siamo stati scappati. La squadra era praticamente 4 settimi di quella originale, quindi era impossibile trovare una modalità di gioco che funzionasse. E questa è stata la partita. Per loro giocano un sacco di battaglie. Però comunque secondo me non è da buttare questa partita. Mentre tu l'assenza pesavano. Comunque avete nel secondo tempo, non tanto nel primo, nel secondo tempo avete messo in difficoltà gli avversari. Poi vabbè, Giordano l'ha chiuso con un grandissimo gol su punizione dell'incrocio. Ultima cosa, una dedica meno per il grandissimo gol, ma anche se avete perso non deve fare una dedica. Bocca al lupo, ci vediamo alla prossima. Ciao. Andiamo da Luca Lizzadro, bomber di giornata con due reti, è sbloccato subito la partita. Sì, abbiamo iniziato bene, dopo pochi minuti siamo passati in vantaggio, però loro mancavano tre persone, secondo me mancavano una retta. Ma poi mancava il bomber? Sì, ma stai giocando. Però è tornato il capitano, quindi abbiamo giocato bene. Con chi ti trovi meglio? Con Giordano o con Mastro Giovanni? Giordano passa un pallone. Una dedica per questa doppietta e questa vittoria? Alla mia ragazza, non ok, bocca al lupo, ci vediamo la vostra. Ciao ragazzi.